Amici miei belli nefasti, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio andare a giocare ancora il Mega Knight Evoluto. Lo giochiamo in combinazione col P.E.K.K.A. Questo sarà un video anche in cui parleremo un po', voglio dire la mia sul Mega Knight e voglio partire citando, diciamo, il mio video presentazione. Il Mega Knight Evoluto è sembrato veramente molto forte, c'è stato molto astio da parte della community. Non ricordo, giuro ragazzi, di aver visto così tanti commenti di disapprovazione sotto un mio video, come quello appunto in cui facevo vedere il Mega Knight col mio account sviluppatore. È sembrato fortissimo e oggi invece la community pensa che non sia un granché. E dobbiamo dire la verità, effettivamente, è sembrato forte. Io non credo che sia una carta debole il Mega Knight Evoluto. Attenzione, ragazzi, secondo me è una carta valida. Sicuramente ci sono carte molto più forti in questo momento, proprio come per esempio il P.E.K.K.A. Evo. Cioè, il Mega Knight potrebbe forse essere anche bilanciato, no? Se ci pensate. Però effettivamente viene messo, diciamo, non brilla probabilmente grazie a questo meta così tanto ricco di P.E.K.K.A. che sappiamo essere una buonissima soluzione per il Mega Knight evoluto. Ragazzi, sicuramente a partire da oggi, nei prossimi video di presentazione, non mi esprimerò così tanto. Io, tra l'altro, ho fatto, non dico una figuraccia, però ho scritto proprio delle parole abbastanza dirette, come tanti miei colleghi, a Supercell, dicendo che il gioco. Cioè, se escono queste carte no, non può effettivamente avere vita lunga. E anch'io non ci ho capito niente, quindi. È stato veramente allucinante questo episodio. Però, cioè, immaginate comunque il Mega Knight Evoluto se non trovassimo P.E.K.K.A. così tanto, no? Sarebbe effettivamente molto forte. È ancora da provare. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti riguardo questa carta. Credo che molti la pensino come me, ovviamente. L'opponent non sta facendo nulla, giochiamo Mega Knight a questo punto. E comunque il concept è figo, cioè nel senso, l'animazione non mi fa impazzire, delle truppe che diventano squishy mentre tornano indietro. Però la carta è comunque molto carina. Il P.E.K.K.A., ragazzi, secondo me è una carta forte. Cioè, vi faccio un esempio, qual è l'evoluzione più forte del gioco, secondo voi? Secondo me, al primo posto c'è la Tesla. Al secondo posto, probabilmente c'è il P.E.K.K.A. a pari merito con Drill. Forse a pari merito anche con Stregone. Il Mega Knight, però, non mi sembra più debole di una Gabbia, di un Barile Goblin evoluto. Forse non mi sembra neanche più debole di una Valchiria Evo. Semplicemente adesso sono oscurate queste carte dal P.E.K.K.A., come dicevo prima. Non so cosa aspettarmi, però, delle prossime evoluzioni, no? Cioè, se una stagione Supercell ci mette così tanto hype con queste carte, no? Poi che succede? Tipo, la prossima season uscirà un'evoluzione, che ne so, la Furia Evoluta, butto a caso, no, non so nemmeno io quale evoluzione esce. Cioè, mi aspetto comunque che escano delle carte belle strong. Comunque, dobbiamo fare i complimenti a Supercell per l'iniziativa di promozione della carta che ha fatto il torneo tra pro player e content creator, in cui sono stati disponibili anche dei drop su Twitch. Questa è stata un'iniziativa stupenda. Speriamo che ne creeranno di nuove. Assolutamente. A Cimitero l'opponente di. No, credo. Oddio, potrebbe averlo. Un attimo, qua devo anche capire. No, ho sbagliato. Ho blanderato. Allora, mi devo concentrare. Che l'opponent comunque non sembra scarso. Mannaggia. Ok, l'uccellino dovrebbe essere gestito. Non so se fare P.E.K.K.A. Oh, credo di fare P.E.K.K.A. ora in realtà. Ora credo che i dubbi non siano così tanto. Per esempio, non so se queste Arrow sono buone. Sì, sono buone se il P.E.K.K.A. cambia idea e torna indietro. Ah, il cannoniere posso. Potevo anche giocarla a destra, forse questa strega sarebbe stato molto interessante. Comunque, ragazzi, boh, non so, la carta potrebbe. Intendo il Mega Knight, potrebbe essere effettivamente un flop totale, eh? Oh god, che palle. Cioè, vi immaginate la gabbia? Cioè, tipo. La gabbia è sembrata fortissima, no? Poi invece è stata veramente una delle evoluzioni forse peggiori di sempre. Forse lo spirito evoluto è stata l'evoluzione proprio peggiore in assoluto al day one. La gabbia Evo io la potenzierei, pensate voi. È molto. Ci sono delle carte che sono situazionali, no? Tipo in alcuni spot la gabbia è fortissima, in altri è una carta terribile, secondo me. Veramente terribile, sarebbe meglio giocare un'altra Evo, no?
Boh, stiamo a vedere perché sapete che il Mega Knight è una carta molto orco giuda, è molto molto amata in realtà, no? Un po' rischioso giocare Pekka forse adesso, vabbè. Oh god! Scusate, qua rischio veramente tanto, se non faccio questa. Bello il Mega Knight a destra però. Bellissimo. Facciamo un heal di qua magari. Porca mignotta, mi sa che ho sbagliato di grave qua, Ok, credo di aver perso la partita in realtà qua. Sì, credo davvero di aver perso. Facciamo guardie dal fondo. In modo che magari il cannone nel mentre che arrivano si... Proviamo anche a attivare torre centrale. Dovrebbe essere attiva la torre centrale. Oh, no, non è attiva. Facciamo pecca perché qua sono danni. In realtà non erano neanche così tanto gravi. Oh. Mamma mia, ragazzi, sono messo veramente male qua, eh. Col pecca me la potevo giocare molto meglio contro di lui. Wow, bella idea qua. Non c'è troppo da dire, secondo me. Provo così solo per disperazione. Sento che debba fare qualcosa. Ah! Ok, qualche... no, ragazzi, questa partita l'abbiamo proprio strapersa. Potevo fare di meglio, di sicuro. Scusate, ragazzi. È allergia allo script, come dico sempre in live. Ce la facciamo a gestire almeno il Kinder? Guarda che bello. A fulmine, ricordo. Questa partita è finita, fulmine in tu tornado, no? E non la raccontiamo. Ah no, solo fulmine, giusto. Quanto toglie il 15? Adesso un attimo mi sfugge. Vabbè, poco importa. Comunque, ragazzi, io sto ancora cercando dei mazzi con Mega Knight evoluto. Sto provando diverse soluzioni. Questo qua mi piace molto, devo dire la verità. Un altro che mi piace, che adesso andiamo a giocare, è anche questo. Questo mi piace perché siamo protetti da cimitero ed è tanta tanta roba. Ce n'avevo anche un altro succulento. Questi secondo me sono i più difficili da utilizzare, non ci capisco niente, quindi se lo vedrete in un video ancora tocca aspettare un po'. Qui perdiamo contro Pekka, però questo non mi piace troppo, devo dire la verità. Contro Pekka abbiamo perso, ma siamo tutelati da cimitero. Cimitero, ragazzi, è un altro mazzo fortissimo comunque, a parte gli scherzi. Raga, secondo me, se in passato avete giocato Cimitero, in particolare Splashyard, guarda un po' che l'abbiamo trovato, forse, che culo. Secondo me ve la potete... Cioè, nel senso, non è male, eh. Tra parentesi, contro Splashyard... Oh, non è Splashyard, che palle. Oh! Forse è Splashyard, alla fine. Non lo so. Qua vorrei giocare solo Mega Knight, tipo così. Almeno giro anche l'Evolutions. Ok. Vediamo se fa lapide, se fa qualcosa tipo da... Oh! Allora però non è Splashard. Non so se fare strega, no? Non credo che abbia cimitero a questo punto, no? Quindi proviamo. Questo è un po' rischioso però. Vorrei attendere un attimo, anche perché ho altre cose da fare, no? Se non avessi... Oh god. Facciamo subito questa magari. E facciamo anche Zapsper. Oh, c'era un domatore che non ho visto. Era nascosto, cazzeca. Hai capito che scammata che ha tirato? Bella giocata, brother. Bella bella, dobbiamo essere disonesti. Farà tornado su Ghost probabilmente per non gestirlo. No, decide di fare il cerbottaniere. Cosa ha giocato prima su di lui per difendere che non ricordo? Non ricordo. Allora, vorrei giocare opposite in realtà, non è facile capire in realtà. Boh, facciamo una domatrice opposite, ma non credo sia proprio corretta, eh. Anzi, probabilmente... che cazzo, ne fa sto vero, porco Giuda, c'aveva i barbieri. C'aveva i barbieri, ne fa, non era difficile, c'aveva i barbieri. Vabbè, speriamo bene, vorrei evitare di giocare a Mega Knight, almeno, perché... Cioè, oh, God, no, non va bene così, without palablas. Difesa veramente sul filo del rasoio, devo essere disonesto con voi. Dai, proviamo... la Madonna... Facciamo così, il domatore sta avendo dei problemi e credo che barbari qua siano partiti. No! Aveva razzo, che palle atomiche, raga. Ha splashato però lui, eh. Va bene, dai. Non mi aspettavo razzo, che mazzo particolare che ha questo opponent. Molto particolare il suo deck. Zappevo potrebbe tornare utile per una gestione di sgherri particolarmente economica. Valchiria, direi di fare drago. Almeno gli diamo un senso, che per ora non ha fatto nulla sto drago.
Ah, sì, possiamo fare frecce perché su Sgarri faremo zap, come vi dicevo, no? Faremo zap spell. Tipo adesso. Anche strega madre si poteva fare, non ci ho pensato. Strega madre sarebbe stata comunque molto interessante. Ok, fa barbari di là. A Farazzo forse. Ok, il bandit non è stato gestito in compenso dal razzo. Ok, siamo riusciti a fare dei danni. Minchia, sto avendo difficoltà atomiche però, come potete vedere in questa partita. Ghost può essere ancora interessante, dai. Non vorrei fare Arrows, cavolo. Ho molta paura di fare Arrows. Vediamo se fa domatore di cinghiali. Ok. È evoluto, mannaggia. Non è bellissimo. Vediamo se fa Orda di Sgarri. Non credo che la farà, però. Ok, Barbieri, top. Vediamo se fa razzo. Oh, però devo gestire di qua. Bella la ram che arriva sotto torre, però. Bellissima, ragazzi. È vinta, non ci credo. Tanta roba, raga. Ho rischiato. Questo mazzo mi piace, devo dire la verità. L'ho giocato anche in live sul sito Viola. Devo dire la verità, ragazzi. Ho vinto anche perché sto utilizzando il codice creatore Nefastone, ragazzi. Mi raccomando, utilizzatelo se volete shoppare qualcosina. E scammerete anche voi come scammo io, ragazzi. 1800 medaglie, ridendo e scherzando, siamo sempre bassi, però poco a dire. Tra parentesi, raga, lo volete un video con le golem? Sapete che secondo me golem non è male in questo meta, sto pensando, perché non trovo così tanti stregoni, eh. I primi giorni in live sul sito Viola ho detto che e golem è bru non va bene, perché trovi tanti pecca stregoni. Io, non si trovano in realtà, quindi potrebbe essere veramente buono, eh. Qui mi sa che però che... Oddio, no, che cos'è? Boh, non lo so in realtà. Non vorrei giocare Others qua. Ma proprio per mancanze di idee, qua. Anche il sa. Ok. Allora, non credo che abbia mai Splashyard, no? Oddio. No, non è Splashyard comunque, nefasto. In ogni caso non è Splashyard. Proteggiamo il drago. Un po' di paura qua. Proteggiamolo. Devo riuscire a tirare il Mega Knight. Mega Knight Evo potrebbe essere molto fastidioso. Qua non riesco per attirarlo, peccato. Oh, così? Mi vuole far perdere tempo, avevo paura che valorizzassi il drago. No, no! Va bene, dai, mandiamo il pescatore anche avanti. E il fantasma, vediamo se... Ok, pescatore non mi piace molto giocato così, però devo dire la verità. Forse riesco a fare una zap spell interessante per mandare il ghost a... bello lo splash! Il saltino della cavalletta, del gran cavallo, come dice Grax. Allora, vediamo se ci fa il puttano evoluto, il gigante royale. No. Non sembra. Facciamo domatrice di arieti, che comunque dovrebbe gestire bene la ragazza. La fenice, l'uccellino, intendo. Bellissimo tronco qua. No, abbiamo ittato, ben benino. Outlegge? Andiamo di out. Ho molta paura del mega. Del gigante royale, in realtà, qua. Ho molta paura di. Eccolo, eccolo. Non servivano Arrows. Non pensavo scammasse, raga. Ho voluto tirare le frecce sul bombarolo, ragazzi. E non erano necessarie. Questa non me l'aspettavo. Devo essere disonesto con voi. Ok, grande cavaliere può essere interessante, sicuramente. Fenice altrettanto, andrei di strega. Oh, bellissima idea qua dell'avversario. Bella, bella, bella. Bella anche questa, poco da dire. Non so se riuscirò a fare un drago, devo dire la verità, perché l'uccellino è un problema ovviamente molto grave, poco da dire. Ok, dovremmo aver gestito più o meno tutti. Attivo centrale, mi sa. Sì, attivo. Oh, Zap Spell è super interessante qua. Zap Spell molto, molto interessante. Un'altra hit, dai. Perfetto, perfetto, veramente. Predictiamo tutti i possibili Mega Knight. E Giganti Royale, volevo dire. Ho detto Mega Knight, ma intendevo ovviamente GR, ragazzi, no? Perfetto, non fa in tempo. Altra bella win, ragazzi. Questo mazzo io ve lo consiglio. Il giusto, devo dire la verità. Cioè, vi faccio un esempio. In questi giorni è uscito il Mega Knight. Io vi voglio portare video col Mega Knight. Questo è ovvio, no? Se giocassi per conto mio, probabilmente giocherei qualcosa con il P.E.K.K.A. Però devo dire la verità. Non posso nascondermi, ecco, devo uscire allo scoperto. Perché comunque è più facile da giocare, secondo me, un mazzo col P.E.K.K.A. Il P.E.K.K.A. è forte, è immortale, non muore mai. Questi meme che girano sono in parte veri, ragazzi. Vediamo, vediamo qua.
Boh, facciamo Outlegge magari. Non voglio fare Meganite, ovviamente first play, non sappiamo cosa può dire Opponent, no, non mi piace. Qua facciamo la strega madre, però non so cosa fare su Ghost. Mannaggia. Facciamo Ghost anche noi, ma è terribile. Fortuna che non sto a giocare ai Golem, perché contro il... Ah, ma questo è un altro gigante Royal, mi sa. Allora, facciamo Mega Knight. È un po' rischioso, però abbiamo il drago e lui non lo sa. Quindi qua lui potrebbe sbagliare e fare gigante Royal a sinistra. Vediamo se fa gigante. Ah, cazzo! Giusto, poteva essere anche... Minchia, l'ho proprio... Minchia. Che blunder atomico. Allora, se ha stregone elettrica abbiamo perso, ma ho giocato malissimo, ragazzi. Perché non ho pensato a Pekka, che era la cosa più ovvia? Perché non ci ho pensato, guys? No, non posso giocare. Questo è un errore veramente molto grave che ho fatto, raga. Errore veramente, ma veramente atomico. Ram Rider. Proviamo a difendere con Ram anche noi, avete capito bene. Queste si rallentano a vicenda e io, il mio cannoniere farà sicuramente bella figura qua. Andiamo anche di Ghost a questo punto. Già gestire lo scudo non mi dispiacerebbe, dello stregone. Niente male qua, ragazzi. Abbiamo fatto anche dei chips. Allora, non mi ricordo questa interazione. Con Zap va giù? Non mi ricordo. No, non va giù, Nefasto. Una hit, dai, dai, poteva andare peggio. Però adesso lui c'ha il pack evoluto, ragazzi. Puttana ladra, man. Voglio fare anche outlegge, faccio anche out. Qua facciamo anche outlegge. Ah, in furia? Che mazzo particolare dell'opponente, mi permetto di dire. Interessante, purtroppo. Lui non sta facendo pekka. Quando giocano bene io questi opponent non li sopporto. Facciamo Arrows subito. Spawniamo il maiale. Non dovrebbero esserci problemi in difesa. Andiamo di costa a destra. Cazzarola, mi ha predictato. Mannaggia. Questo gioca bene, ragazzi. Io ho giocato male, ma lui invece ci va pesante, direi. Ha giocato veramente. Mamma mia, qui è una catastrofe. Questa è una catastrofe completa. Mamma mia, ragazzi, ho perso la partita. Se l'abbiamo persa, non avete idea. Anzi, forse ce l'avete. Mi correggo. Quello morirà un giorno, sì. Morirà. Non l'hanno reso immortale, no? Proviamo a fare... Oh, proviamo così anche per provare a difendere... Oh, zap, spell, zap, spell, zap, spellevo, zap, spellevo. Devo rimuovere tutti gli stronzi. In modo da poter difendere qua solo. Raga, giocato malissimo. Giocato malissimo. Ragazzi, non voglio GG, non voglio complimenti per questa partita. Veramente bannerò, bannerò tutti. C'è da dire una cosa, ragazzi. Sto scammando, ma sono veramente basso. Sono in top 5.000 mondiale, ragazzi. Non sto scalando seriamente questi giorni, però attenzione, ragazzi. Diciamo che sto provando molti deck e non sto scalando, ma ci stanno. È uscito da pochi giorni il Mega Knight evoluto. Mi voglio anche un po' divertire, voglio fare degli esperimenti. E, anche in live sul sito Viola cambio spesso deck. È così, ragazzi, sono giorni di testing questo. Dobbiamo ancora capire tutto. Adesso vi racconto questa. Mi fa molto ridere quando entro su YouTube e vedo titoli del tipo "Il miglior mazzo col Mega Knight". Questo mazzo Mega Knight ha rotto il gioco. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai? Nessuno, ragazzi, sa in questi giorni quali sono i buoni deck, ragazzi. Nessuno lo sa. Nessunissimo. Questo dovrebbe avere Pekka e Gigante Goblin comunque. Se è il mazzo che penso io. Qua farà Pekka forse. Ah, Mago? Boh, proviamo Strega. Giusto per girare qualcosa. Vorrei aspettare che lui faccia uno dei suoi due tank. Vorrei facesse uno dei tank. Non sta facendo un cazzo. Andiamo di qua. Perché se no il Pekka gestisce sia la domatrice sia... Oh. Zap spell, giusto perché ho il cannoniere, almeno mi prendo meno danni, ma no. Giocata un po' schifezza, no? Questi sono come degli scheletri, uno farà una hit. Ok. Peccoide, sì.
Dobbiamo mettere pressione perché noi soffriamo molto la giocata con il mago. Io qua attacco perché voglio che lui sprechi il mago, comunque sia indaffarato nella difesa. Non ha il mago, ha nefastino. Perfetto però, perché questo drago dovrebbe difendere tutto il P.E.K.K.A., non dovrebbe avere altro Elisir, ragazzi, avete capito bene. Non dovrebbe avere Others, vado addirittura di Mega Knight, anche se va dietro non è un problema, questo è un Mega Knight molto forte secondo me. È un Mega Knight de merda, raga. Come vi dicevo prima, ragazzi, questo Mega Knight non poteva essere buono, come vi ho detto veramente poc'anzi. Facciamo RAM. Lui ha speso molto Elisir. Dobbiamo essere disonesti. Ah, cazzo, è arrivato il per 2 proprio adesso. Riesce a farmi pack. Bello lui. Lui non è male, anche se ci respinge indietro il fatto che ce l'abbia già giocato. Allora aveva stregone. Allora mi ricordavo bene, vedete, guys. Facciamo Ghost, va. E poi qua non lo so bene. Oh, vai di là, amico della zia. Abilities now è buona. Allora. Cosa giochiamo qua? Ok, direi di fare così. Direi di riproporre l'idea di prima, ragazzi. Noi vogliamo fare in modo che lui sia costretto a difendere per poi gestire tutto, e dico tutto, il P.E.K.K.A. con uno di questi. Orca puttana, mi sa che l'opponent qua però non è cascato troppo poco da dire. Farei anche questa Zapspell. Devo essere sicuro di gestire tutto il... come si chiama? Il P.E.K.K.A. con uno dei miei draghi puttani. Ok, il P.E.K.K.A. evoluto è stato gestito, ragazzi. È fondamentale mettere pressione dall'altra lane, altrimenti non difenderemo. C'è veramente poco da fare, no? Direi che è una giocata veramente unica questa. Nefastins non... Oh, qua proviamo a scammare però direi, assolutissimamente. Ho fatto una cazzata le mie? Non mi offendo se mi dite sì, Nefast, hai fatto una cazzata le due. Volevo fare dei danni a Splash perché... Ok, qua facciamo Zapspell, facciamo anche Arrow. Oh, ho preso un sacco di danni però. Malissimo. Facciamo questo al fondo, non dovrei itta non dovrebbe ittarmi, ok? Ah, così, ma se io andassi a destra? Ecco, qua non è facile, capire cosa devo fare. È difficilissimo, anzi. Lui non difende. Oh, ho perso la partita, mi sa qua, ragazzi. Non mi vedo scammare in nessun altro modo, raga. Proviamo ad attaccare perché quel P.E.K.K.A. non lo difendo neanche se veramente viene giù Gesù Cristo, purtroppo per me. Opto per Zapspell, ma questa partita è ovviamente persissima, raga. Non abbiamo veramente modo di difendere. GG, ragazzi, contro P.E.K.K.A. non siamo messi bene. Non ho giocato perfetta alla fine, ho fatto un errore. Un errore basta per perdere, ragazzi, in questo matchup, poco da dire. Questo è, diciamo, il mazzo che noi vorremmo evitare. Aveva pure Cimitero. È il mazzo che vogliamo evitare, no? Il P.E.K.K.A. Ho provato a gestire con il drago. Ho sbagliato, ho predictato drago col drago, ho predictato col drago il P.E.K.K.A. a sinistra, lui me l'ha fatta a destra e poi non ho difeso. Quello è stato il mio errore grave. Mamma mia che emicranio. Potevamo fare questa se l'avessimo avuta. Mortaio però non è male per il drago inferno. Allora vi dico una cosa, questo mazzo secondo me se non, senza il drago inferno non si vincerebbe mai come matchup. Col drago inferno però potrò fare a sorpresa un drago tipo proprio sul mortaio. Oh. Proviamo così, maybe. Ok, qualcosa spawniamo, dai. Non è rosea però la situazione, anzi un bel marrone, eh. Non so bene cosa devo fare sul cannone. Probabilmente il cannone a rotelle sarà la carta che mi darà più problemi in questo matchup. Zapspell! Tanto devo gestirli un giorno, no? Su mortaio forse fa... questo è Blunder. Non sapeva che Omega Knight. Perché se sai che Omega Knight, questa giocata tu non me la proponi mai. Nemmeno una volta su 50 miliardi, no? Non so se mi fa Batsevo. Ha ciclato Batsevo? Forse ha Batsevo in questo momento l'opponente. No, no, no. Non ha ancora Batsevo. Però io non so cosa giocare qua. Questa è una giocata che mi fa veramente vomitare, ma non ho visto alternative, quindi ce la facciamo andare bene. Sono sotto a molte play, tra cui anche Mortaio Ponte a destra, forse. Ora non sono più sotto. No, forse non ero sotto. Lancieri, gang, pipistrellini. Ok, credo che faccia anche pipistrellini. Una volta che vede il drago, preparo Zapspell. Ah, così va lui. Non è un problema, abbiamo Zapspell. Anzi. Giriamo anche l'evoluzione, ovviamente.
Mannaggia vacca. Col cannoniere lui mette molta pressione con queste truppette. Grazie a Dio, belle risposte. Allora, 474 HP a sinistra. Fastspell Cycle, è vero che c'ho Zappevo, però un po' mi preoccupa. Non so se mi fa il cannone. Boh, facciamolo. Ci proviamo, ragazzi. L'idea è... Oh, God. Oh, God, part 2. Siamo arrivati sotto torre e il mortaio, grazie a Dio, è quasi morto, quindi non ci dovrebbero essere troppi problemi, in teoria. Poi in pratica faccio capire qualcosa. Qua devo fare questa, altrimenti perdiamo la torre. Non è riuscito a fare abilities now, grazie a Dio, e qua devo iniziare a pensare di fare spell cycle, probabilmente, no? Proviamo a fare così. Qua vado a stare malissimo se non mi do una svegliata. Devo fare Zappevo di qua, che palle. Veramente. Una hit e tanta roba. No, non l'ha fatta, cazzeca. Questa è rischiosissima, però, infatti. Infatti è rischiosissima. Non so se ho perso addirittura qua, eh. Facciamo subito Arrows, ci mancherebbe Otters. Ho bisogno di Zapspell, ho bisogno di Zapspell, ho bisogno di Zapspell. Ho perso, ragazzi, mannaggia. Non credo veramente si possa mai difendere sta roba. Forse si difende a culissimo proprio. Porca vacca, raga. Pensavo di rubarla. Giocato male qua. Alla fine ho giocato male. Non credo che sia un buon matchup, perché ho il cannoniere solamente, ragazzi, no? Lui ha belle truppette, ha i pipistrelli, ha il barile d'ossa, le guardie, ha i lancieri, ha l'abilities now. 5 carte che mettono tanta pressione. E il mortaio anche, su cui delle volte devo provare a giocare Drago Inferno. Facciamo l'ultima, ragazzi. Peccato per queste due partite ultime. Forse dovevo cercare di fare prima spell cycle. Dimmi che non ho sbagliato le frecce, che mi metto a piangere. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso, ragazzi. Bella la piroputtana, eh. Bellissima. La amo. Posso fare questa forse addirittura. Non sto scherzando, eh. Strega, 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 subito, ti prego. Strega, 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 strega. Devo spawnare un bel po' di maiali. Bellissimi maiali. Facciamo questa perché ho paura che abbia torre inferno. Il ghost mi darà un sacco di una mano incredibile insieme a Zapspell. Ce la fai a zomba? Col cazzo, vero? Zapspell! Si attiva la centrale. Non voglio fare... Spero che non... Sì, se l'è già attivata, nefasto, quindi... Vai tranquillo. Wow sto cazzo. Mi serve Zappevo per fare qualcosa di concreto qua. C'è poco da dire. Guarda che difesa, eh. Guarda che... Avevo Arrows? Perché non ho fatto Arrows qua? Vabbè, posso farle su Princi... Su Pirovacca. Wow. Non è stata bellissima. Mi sto un po' deconcentrando. Allora, meglio aspettare il per 2 per giocare Mega Knight Evo qua. Mi potrebbe fare principessa? Ah no, pirovacca in caso. Proviamo ad attivare torre centrale. Una volta su 10 l'attivo anche così, no? Tipo... Attivato? Guarda come l'hai attivata bene, nefastone, guarda. Ok, qua posso fare una bella strega però, secondo me, eh. In più... No, cazzo, no. Vabbè, no, in realtà ho giocato bene, paradossalmente. Allora, inizia il per 2 con Zappevo. Posso provare a fare qualcosa, ma devo aspettare il momento più idoneo. Non è che impazzisca la voglia. Qua facciamo Mega Knight Evo però a sto punto. Credo che sia un momento decente per provare a fare qualcosa. Zappevo non la ho ancora però. Mi serve abbastanza in fretta, devo essere disonesto. Farò sicuramente Zappevo di qua. Farò sicuramente questa. Lui credo che debba fare Rocket qua, assolutamente. Ha gestito tutto, mi viene da piangere. Do cazzo va il Mega Knight, non lo sa nessuno. È riuscita a difendere nonostante la presenza della mia Zap evoluta. Questo è molto grave. Qui, ragazzi, non credo di riuscire a combinarla a questo punto. C'è molto, molto poco da dire. Proviamoci adesso. Magari non avrà troppe elisir. Deve fare Torre Inferno. Eccola qua. Ci proverei comunque. Idea però Arrows qua. So che sembra assurdo, eh. Voglio fare Arrows qua. Bellissime Arrows. Deve fare Rocket, ma gli arriva anche quest'altro, eh. Un bel dash. Bellissimo dash. Bellissimo dash. Bellissimo dash.
Bellissimissimo Dash. Bellissimissimo Dash. Bellissimissimissimo Dash. Questo Dash è bellissimo. Bellissimissimo Dash. Poco da dire. Cicliamo le frecce per esattamente. Ope. Ehi. Ehi. Zomba, zomba sulle vacche, zomba sulle vacche, zomba sulle vacche, te l'ho detto, zomba meglio sulle vacche. Cazzo, è ancora in vita però quella, eh? Spero non aver blanderato di qua. La vedo tristissima per me. Ricordate Karoket lui, eh? Devo cercare di evitare i rocket dell'opponente, mi sa. No, le frecce non tolgono abbastanza, raga. Non tolgono abbastanza. Dai, 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 che ha blanderato, dai, che ha blanderato, dai, che ha blanderato. Te prego, Zapspell. No! Ho vinto io, raga. Allora, devo dire la verità, questa è stata vinta perché utilizzo il codice creatore nefastone. Bel video, belle partite oggi, ragazzi, poco da dire. Andiamo a rivedere quest'ultimo momento di partita, ragazzi. Mamma mia, ho avuto veramente la pelle d'oca e mi sono visto veramente fritto, ragazzi. Mi sono visto fritto. Devo essere disonesto, raga, ho avuto molta, molta paura. Guardate. No, forse è troppo presto. Ecco, io qua faccio Zapspell Evo. Qua faccio la strega, raga. Lui tira Rocket, ma la mia torre rimane con tipo 5 HP e la zappa arriva prima del suo tronco. Tanta robetta, ragazzi. Tanta robetta. Scammata col codice creatore nefastone, lo devo dire. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione. Non esagerate con i video di Martina Smeraldi. Ci vediamo questa sera in live sul sito Viola. Belle partite, dai. Non è andata, dai, non male, sono contento. Ciao, ragazzi.